La polizia ha fermato 7 immigrati considerati gli scafisti dello sbarco di ieri pomeriggio al porto di Pozzallo. Al timone del gommone, secondo l'inchiesta, c'erano dei libici. Spacciava in casa, i carabinieri di Ragusa lo hanno arrestato. Sono stati i militari a notare un sospetto andirivieni di giovani da un'abitazione all'interno della quale si trattenevano solo per pochi secondi. L'anno scolastico è ormai terminato, ma l'amministrazione comunale di Modica è già al lavoro pensando di rendere più accogliente il prossimo. Sono infatti in corso lavori di manutenzione in diversi istituti scolastici della città. Al via i festeggiamenti con un mese di ritardo della Madonna delle Milizie, che come vuole la tradizione religiosa è stata celebrata l'ultimo sabato di maggio. Appuntamento stasera su Video Mediterraneo e Mediterraneo Sat a partire dalle 20. Buon weekend a tutti voi e benvenuti. Questa è la prima edizione del nostro telegiornale. Lo avete sentito dai titoli, l'apertura dedicata alla cronaca e al tema dell'immigrazione, perché la polizia giudiziaria ha individuato e fermato 7 immigrati considerati gli scafisti dello sbarco di ieri pomeriggio al porto di Pozzallo, dove sono giunti 276 clandestini. Secondo l'inchiesta, al timone del gommone vi erano dei libici. Sentiamo. 6 libici dai 21 ai 27 anni si sono messi al timone del gommone con compiti ben stabiliti e un tunisino per condurre clandestinamente in Italia 276 migranti, tra cui 9 donne provenienti da Mali, Nigeria e Somalia. Per la seconda volta quest'anno sono stati fermati i libici a capo dell'organizzazione criminale della tratta disumana dei migranti, perché considerati gli scafisti. Solitamente l'associazione dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina recluta tunisini o ghanesi per evitare l'arresto. Sono giovani alle prime esperienze che non hanno la possibilità economica di pagare la traversata e accettano così di condurre l'imbarcazione in Italia. Dopo una notte di indagini, 7 persone ritenute gli scafisti sono stati sottoposti al fermo e condotti al carcere di Ragusa. Sono ritenuti componenti dell'equipaggio dell'imbarcazione con 276 migrati a bordo, soccorso ieri al largo delle coste libiche dalla nave Chimera della Marina Militare Italiana. È stato il tunisino ad ammettere le sue responsabilità e di essere uno degli scafisti, puntando il dito anche contro i suoi complici. Gli organizzatori, ha raccontato, mi hanno detto: se arrivi in Italia e non ti arrestano ti accreditiamo $3.000, mi hanno dato solo un piccolo anticipo e tutte le istruzioni sulla rotta e quando chiamare i soccorsi. I 6 libici fermati in un primo momento avevano dichiarato di essere marocchini e solo in seguito si è accertata la loro effettiva nazionalità. Dalle testimonianze dei profughi raccolte dalla polizia è emerso che alcuni dei migranti, come avviene spesso, sono stati minacciati dall'equipaggio con grossi coltelli. La prova sta nell'ennesimo truce racconto dei testimoni. Quando qualcuno di noi si alzava per provare a trovare una posizione più comoda, veniva subito minacciato con il coltello. Ho visto un libico, ancora raccontato, un migrante, che puntava il coltello alla gola di un siriano che voleva mettersi accanto alla sua famiglia. Erano tutti armati e ci dicevano di non muoverci per non fare affondare la barca fatiscente sulla quale viaggiavamo. Quando è passato un elicottero sopra noi, hanno costretto un pakistano a mettersi al timone, ma lui non c'entra nulla. Restiamo a Pozzallo e parliamo anche di immigrazione da un altro punto di vista. Il medico del porto ha riscontrato 8 casi di scabbia tra migranti. Sentiamo. Lo sbarco dei 279 migranti arrivati ieri con la nave della Marina Militare si è concluso intorno alle 19 ieri. Uno degli immigrati ha accusato un malore ed è stato ricoverato all'ospedale civile di Ragusa, mentre il dottore del porto Murello, che ha visitato i migranti sull'imbarcazione di soccorso, ha scritto nella relazione di aver accertato 8 presunti casi di scabbia. I clandestini che ne sarebbero affetti sono stati ospitati al centro di primo soccorso e accoglienza, dove stanno ricevendo le cure necessarie in uno spazio riservato. Il centro ospita attualmente 276 migranti, sono tutti quelli arrivati con lo sbarco di ieri, mentre gli altri 10 già presenti sono stati trasferiti in altri centri d'Italia. Intanto la prefettura, per adeguare e migliorare l'accoglienza a Pozzallo, ha predisposto l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione. Pittura sulle pareti, sistemazione degli impianti elettrici, dei lavandini e tutte le operazioni utili per realizzare un luogo sano e adeguato all'accoglienza. 500.000 euro sono stati impiegati dal comune di Pozzallo per mettere in sicurezza Viale Austria, l'arteria che dal porto turistico, dove attraccano anche i catamarani provenienti da Malta, oltre alle navi di soccorso con gli immigrati, conduce al centro della città.
Un arresto per spaccio di stupefacenti è stato effettuato a Ragusa dai carabinieri. Sentiamo tutti i dettagli. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Ragusa hanno tratto in arresto un 25enne di origini vittoriesi. Si tratta di Nuccio Cassisi, 26 anni, con alle spalle precedenti specifici per spaccio di stupefacenti. I militari ieri a tarda sera, mentre si trovavano impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato uno strano andirivieni di giovani e insospettiti si hanno deciso di effettuare un servizio di appostamento che ha permesso di monitorare nell'arco di pochi minuti l'accesso di 5-6 giovani, tutti con lo stesso modus operandi. Si avvicinavano alla porta d'ingresso, si guardavano intorno con fare circospetto e una volta accertatisi di non essere osservati, suonavano il campanello. Ogni volta i giovani si intrattenevano all'interno dell'abitazione per poche decine di secondi, per poi uscire e dileguarsi rapidamente. I carabinieri a quel punto hanno deciso di intervenire ritenendo che all'interno della casa fosse in corso un'attività di spaccio, così hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno sorpreso il giovane intento a suddividere e confezionare hashish. Sul tavolo della cucina c'era tutto il necessario, una sorta di kit del pusher, 18 grammi di sostanza stupefacente già suddivisa in stecchette, un coltello, un bilancino di precisione, degli involucri e un accendino. I carabinieri a quel punto hanno dichiarato Cassisi in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e lo hanno condotto presso la caserma del comando provinciale di Ragusa per le formalità di rito. Adesso, su disposizione della procura, si trova agli arresti domiciliari. Si è parlato di integrazione delle categorie deboli ieri in prefettura Ragusa nel corso di una conferenza provinciale permanente che ha come scopo quello del monitoraggio del lavoro svolto dalle varie amministrazioni locali. Vediamo. Ieri a Ragusa, negli uffici della prefettura, si è tenuta la conferenza provinciale permanente indetta annualmente dal Ministero degli Interni che ha come scopo il monitoraggio delle azioni svolte dalle varie amministrazioni in favore dell'integrazione delle categorie deboli. Nonostante l'assenza di molti dei referenti delle pubbliche amministrazioni invitate, gli intervenuti in rappresentanza delle istituzioni e quelli in rappresentanza delle associazioni hanno avuto modo di esporre quanto hanno fatto per agevolare l'ancora lungo cammino verso l'integrazione e quali sono i punti sui quali intervenire. Durante l'incontro è emersa la necessità di collaborare tutti insieme per ottimizzare gli interventi. Carmelo Comisi, consulente del sindaco di Vittoria per l'accessibilità e i diritti civili, ha evidenziato come il comune Ipparino abbia già messo in atto questo avanzamento nelle dinamiche di cooperazione tra chi chiede l'attuazione di un diritto e chi questo diritto è chiamato a garantire. Lunedì, sempre in prefettura, ci sarà l'incontro per il collocamento lavorativo delle persone disabili in attuazione della legge 68 del 99, in presenza anche della senatrice Venerina Padua e del direttore dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro Giovanni Vindigni. Questo perché in occasione della conferenza che si è tenuta a Vittoria per la giornata di celebrazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, l'intesa che si è creata fra la senatrice e il direttore ha portato come conseguenza l'interessamento del prefetto, il quale si farà garante dell'attuazione della legge in seno agli enti pubblici della provincia. Parliamo adesso del nuovo anno scolastico che a Modica potrebbe aprirsi con delle importanti novità sul piano delle manutenzioni degli edifici. Vediamo perché. Avviate le manutenzioni negli edifici scolastici della città, oggetto nei giorni scorsi di sopralluoghi effettuati dagli assessori ai lavori pubblici Giorgio Linguanti e alla pubblica istruzione Orazio Di Giacomo. I lavori riguardano edifici ricadenti in tre circoscrizioni, quella di Modica Alta, Frigintini, 100.000 euro l'importo dei lavori, Modica Bassa, 50.000 euro e Sorda, 100.000 euro. Si tratta di lavori che interesseranno i servizi igienici, gli intonaci, la pitturazione delle pareti, la revisione degli impianti idrici e climatici.
Nell'area di Frigintini si sta operando la rimozione del controsoffitto della palestra del plesso Cannizzara, al fine di renderla nuovamente agibile alle attività ginniche degli alunni. A Modica Bassa si sta operando sulla scala di accesso alla media Ciaceri per renderla più sicura e sarà resa anche al servizio degli studenti frequentanti l'Istituto Magistrale Verga. Nel quartiere Sorda si sta effettuando il ripristino dei soffitti del plesso scolastico Giacomo Albo, sede centrale. Abbiamo programmato per tempo gli interventi da fare nei plessi scolastici in modo che siano più accoglienti per il prossimo anno scolastico, evidenziano gli amministratori, e per farlo sono state impegnate le somme provenienti dai trasferimenti della Regione Sicilia finalizzate alla manutenzione e quelli che provengono dagli oneri di urbanizzazione. Oltre questi cantieri, tutti gestiti da ditte modicane, sono in corso i lavori di manutenzione nei quartieri storici della città per 70.000 euro. E Pulispiaggia sono in azione sul litorale di Scoglitti dopo le accuse lanciate dal consigliere Dieli al sindaco per lo stato di abbandono della riviera Camarina. Nicosia fa sapere che è stata avviata da tempo la pulizia con raccolta di rifiuti nei bidoni con il trattore di movimentazione della sabbia. Oggi con il Pulispiaggia, che era rimasto fermo da due giorni per un guasto, si è iniziato con il litorale di Costa Fenicia, mentre la prossima settimana il mezzo tornerà sulla riviera Camarina. Nicosia annuncia anche che su Camarina è in cantiere un intervento teso a recuperare l'inciviltà di quanti hanno nel tempo trasformato in discarica le dune antistanti la spiaggia. Cambiamo adesso argomento. Al via i festeggiamenti con un mese di ritardo della Madonna delle Milizie, che come vuole la tradizione religiosa è stata celebrata l'ultimo sabato di maggio. Quest'anno molte le novità per garantire comunque la festa e la rappresentazione, che sarà trasmessa in diretta da Video Mediterraneo ma anche sul canale satellitare Mediterraneo Sat a partire dalle 20 di stasera. I saraceni con in testa Belcane quest'anno non troveranno terreno fertile per combattere contro i normanni del conte Ruggero d'Altavilla in Piazza Italia a Scicli. La battaglia sarà disputata sul sagrato di San Bartolomeo per volontà dei tre commissari prefettizi che si sono insediati al comune dopo lo scioglimento per mafia. La cornice ci è sembrata molto più bella e riteniamo per le caratteristiche del sito sia una sede adeguata, ha risposto uno dei tre commissari, Gaetano Derba, ed è proprio la location dove si svolgerà la sacra rappresentazione dei fatti d'arme del 1091, la novità, la seconda e il periodo. La storia ci ha raccontato che gli sciclitani e i normanni, popoli divinamente cattolici, invocarono l'aiuto della Vergine, che apparve su un cavallo bianco in veste di gloriosa guerriera, sconfiggendo così i saraceni e liberando la Sicilia, l'ultimo sabato di maggio. Quest'anno invece la celebrazione è slittata all'11 luglio per permettere al comune di organizzare la festa. La gara d'appalto è andata deserta, ma i tre commissari si sono comunque impegnati per celebrare la ricorrenza, seppur in ritardo, che rievoca la figura dell'unica Madonna guerriera della cristianità. Video Mediterraneo racconterà la Madonna delle Milizie in diretta domani a partire dalle 20 con la conduzione di Viviana Sammito e Francesco Adamo, che oltre alle interviste e ai commenti della gente vi mostreranno i contributi video sulla festa dal punto di vista spirituale, storico e artistico realizzati da Daniele Voi. Dalle 21 alle 22 il nostro gruppo editoriale vi farà rivivere la sacra rappresentazione integralmente in diretta sul canale 11 del Digitale Terrestre, il 274, il 605 e poi sul canale 823 di Sky e in diretta in tutto il mondo in streaming sul sito internet www.videomediterraneo.it. La direzione artistica dello spettacolo è stata curata da Gino Savarino e per quest'anno anche sul palco ci saranno delle novità. Sarà una rappresentazione proposta con sobrietà, non ci sarà la tradizionale barca dei saraceni, ma a fare da scenografia saranno i videoclip e gli effetti speciali. La testa di turco è il simbolo della festa, per la quale molti pasticceri locali hanno già imbandito i banchetti con il dolce tipico sciclitano, in omaggio all'unica Madonna guerriera che salvò il popolo.
Va bene, leggiamo un comunicato giunto in redazione in questo momento del Movimento dei Forconi. Forse conveniva pagare il pizzo, lo Stato li ha abbandonati. Così Mariano Ferro, leader appunto del Movimento, interviene sul caso di Paola Gugliotta, l'imprenditrice pozzallese, si legge nel comunicato, vittima per anni del racket che l'ha dissanguata e dunque adesso rischia di perdere la casa e l'azienda all'asta. Dal canto suo la donna dice: voglio onorare i miei debiti e continuare a lavorare. Lunedì, avverte il comunicato dei Forconi, ci sarà l'apertura delle buste per le offerte sull'azienda e sulla casa e martedì l'asta giudiziaria. I Forconi saranno presenti lunedì con un sit-in in piazza Rimembranze a Pozzallo e dunque lo Stato li ha lasciati soli, adesso li aiuti, esorta Mariano Ferro. Se la casa e l'azienda avranno delle proposte di acquisto all'asta, noi faremo delle azioni forti ed eclatanti. Nessuno, avverte ancora il leader dei Forconi, si azzardi a mettere le mani su questa proprietà. Non ci fermeremo di fronte a niente, conclude Ferro. Pubblicità. Concludiamo con gli appuntamenti in agenda. Conferenza stampa di presentazione della nuova stagione teatrale La Giara e il Gelsomino, stasera alle 21 al Teatro Xenia di Marsa Sicla Sampieri, diretta dall'attore e regista Carlo Cartier. Con l'organizzazione dell'associazione Vento sarà un'estate da ridere. Dopo la conferenza stampa seguirà lo spettacolo Sesso contro amore con Marco Cavallaro. E stasera alle 19.30 la società operaia di Mutuo Soccorso Carlo Papa di Monicalta organizza la prima edizione di Operai di Sogni, una kermesse di poesia e musica che culmina con la consegna della targa di socio onorario l'attore Andrea Tidona. Infine domani sera nella sala convegni Villa Principe di Belmonte di Contrada Crocefia a Ispica, Michele Giardina presenta il libro Pietro Floridia, il sogno infranto di un musicista errante. L'appuntamento è fissato per le 19. Bene, io mi fermo qui, non ci sono ulteriori aggiornamenti, grazie per l'attenzione prestata e felice weekend a tutti voi.